In guerra con il coronavirus, la prima arma è la prevenzione e le mascherine sono tra i dispositivi più importanti. Così Noventa Vicentina inizia la corsa per raggiungere il maggior numero di cittadini possibile. Il sindaco, coi due responsabili della protezione civile, sta organizzando la distribuzione porta a porta della prima parte delle mascherine consegnate dalla Regione Veneto. Abbiamo diviso il paese in zone, quindi faremo ovviamente dei gruppi che distribuiscono in base ovviamente a queste quantitativi e contiamo che nel giro di questa settimana e la prossima sia coperto tutto il territorio noventano. Le mascherine, che sono monouso e non possono essere passate a più persone, verranno consegnate due per ogni abitazione, in modo che, in caso di necessità, almeno un membro per ogni famiglia possa essere nelle condizioni di andare a fare la spesa o dal medico. I volontari passeranno porta a porta, suonando il campanello, metteremo le mascherine all'interno della cassetta della posta o comunque ben visibili e inviteremo le persone a venirsela a prendere mantenendo le debite distanze affinché sia per la popolazione che per noi sia effettuata l'operazione in piena sicurezza. A Noventa è anche stato istituito un servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio per anziani e famiglie con persone fragili, che va ad integrare quello comunale, che prosegue con regolarità. Insomma, la comunità si compatta perché uniti si esce dall'emergenza coronavirus ancora più forti. Non abbiamo contatti diretti con i cittadini in modo da assicurare a entrambi la nostra salute, diciamo. Ecco, io devo solamente ringraziare queste persone, tutti quanti i volontari di Protezione Civile e le altre persone che si sono resi disponibili. Veramente è un segno di generosità. Devo ringraziare anche tante aziende, tanti privati che oltre a queste mascherine ne hanno regalate altre, già distribuite alla Casa di Riposo, alla Fondazione Stefani, alla parrocchia e ad altre persone che in questo momento hanno contattato i nostri uffici. Grazie veramente di cuore.